Il Perù è il sesto paese al mondo tra i più colpiti dal coronavirus. 366.550 i casi accertati, di cui 13.767 deceduti, stando ai dati della Johns Hopkins University. Ma le vittime sono superiori alle cifre ufficiali. Il sistema sanitario è collassato e accetta solo pazienti che pagano. Sono tante le persone le quali nemmeno si sono avvicinate agli ospedali e quindi sono morte a casa loro. Per questo i numeri veramente non sono reali. I contagiati, i morti, veramente non si sa quanti sono, però sono molti di più. Don Alessio, 42 anni, originario del Vicentino, è partito nel 2008 come volontario per l'operazione Mato Grosso in Perù, fondata dal salesiano Don Ugo De Cenzi, morto nel 2018. Sempre in Perù ha maturato la vocazione sacerdotale. Ora è parroco della comunità di San Giovanni Battista a Sciglia, a 3.000 metri sulla cordigliera andina. Sono 300 i volontari italiani impegnati in Perù in 50 comunità dell'operazione Mato Grosso. Ogni giorno si chiedono come aiutare i poveri che scappano dalle città per paura del coronavirus, tornano nei villaggi ma non trovano da mangiare. Solo a Cimbote, che è una grande città della costa, dove siamo presenti nelle baraccopoli, ogni 15 giorni si distribuiscono viveri a 3.000 persone. E qua nella mia parrocchia, a Sciglia, aiutiamo circa 250 anziani e famiglie.